In diretta, ok, dovremmo esserci. Perfetto. Buonasera a tutti e bentornati. Normalmente si direbbe dove eravamo rimasti, nel senso che questo ciclo è cominciato ormai il giorno della memoria, quando abbiamo deciso di iniziare questo ciclo dal nome Riflessioni in Comune, che appunto aveva come obiettivo all'epoca in cui non si potevano fare riunioni in presenza, quello di dare la possibilità di avere una sorta di appuntamento settimanale per discutere di tematiche varie che potessero coinvolgere l'ambito storico, filosofico, politico, scientifico a cui siamo particolarmente legati, perché come Comune di Lodi abbiamo appunto fatto più volte presentazioni di libri per la divulgazione scientifica, perché un periodo come questo che in cui ancora oggi abbiamo le nostre libertà personali limitate per una motivazione fisiologica dovuta alla pandemia, crediamo che, come dire, la scienza, la buona scienza, la vera scienza sia uno degli strumenti che ci possa portare e portare alla normalità e quindi contribuire appunto a fare buona divulgazione scientifica, crediamo che sia un compito del Comune di Lodi. E contestualmente abbiamo avuto sempre anche appuntamenti di carattere storico. Oggi siamo arrivati appunto al 28° evento e continueremo da qui fino alla fine di dicembre con alcuni appuntamenti settimanali. Alcuni li terremo in presenza, altri li terremo ancora via Zoom, a seconda del tema, a seconda delle lontananze, insomma, con un po' di riflessioni in merito. Ma insomma, oggi abbiamo l'onore di avere alcune persone che sono tutte e tre già note in qualche modo al Comune di Lodi o alle persone che abitano a Lodi. Il professor Giuseppe Parlato, che è docente, è già stato professore di storia contemporanea, è già stato come dire, coinvolto dal Comune di Lodi in questo ciclo, quando abbiamo avuto un webinar sulle foibe, un'altra pagina, come dire, piuttosto dimenticata, non valorizzata della nostra storia. Io sono orgoglioso di sottolineare ogni volta che c'è il giorno del ricordo, che questa è la prima amministrazione che in occasione del giorno del ricordo dedica presentazioni di libri, film, rappresentazioni teatrali, discussioni, proiezioni di filmati, cioè dedica una vera e propria serata al ricordo di questa pagina nera della storia italiana che appunto troppo spesso è stata dimenticata, poco valorizzata e anche troppo spesso travisata scientemente per motivazioni bieticamente strumentali, faziose e politiche. Il professor Parlato, come dire, di quell'ambito, ma di molti altri, è assolutamente un esperto. Marco Patricelli, uno storico assolutamente affermato, che è l'autore del libro che presentiamo questa sera, settembre 1943, I giorni della vergogna, che è stato, diciamo, che è conosciuto a Lodi per altri motivi, è venuto con noi a discutere in un'altra sede, dell'alta resistenza, in qualche modo, quindi della resistenza liberale, monarchica, cattolica, socialista, insomma, non la resistenza non comunista, mettiamola così, e quindi insomma è un appassionato di storia, uno straordinario divulgatore, uno storico, come dire, di successo, riconosciuto da tanti anni, e quindi siamo onorati di avere questi due relatori di assoluto livello. E poi un volto che chiunque sia di Lodi non può che riconoscere, con una straordinaria sorpresa, perché chiunque conosce Ferruccio Pallavera, io posso tranquillamente, appassionato di storia, ma ormai direi storico, autore assolutamente prolifico, perché basta vedere sui social quando abbiamo messo sostanzialmente il curriculum in qualche modo sui libri che ha scritto, togliendone alcuni, si può vedere la mole che lo porta a scrivere. Tutti si sono sempre domandati come abbia mai fatto nel corso del tempo, probabilmente di notte, è uno che probabilmente dorme poco, ma insomma, appassionato di storia, appassionato del tema. Ma appunto piuttosto refrattario per scelta alla tecnologia. Quasi nessuno credeva che saremmo riusciti a coinvolgerlo tramite Zoom, invece, come lo vedete, assolutamente presente e quindi lo ringrazio perché quando gli ho chiesto di essere coinvolto in un'iniziativa di questo tipo ha risposto subito con interesse. Credo che sia importante questo libro perché noi abbiamo deciso di fare un momento di riflessione col Comune di Lodi nell'ambito delle varie ricorrenze, quelle spesso trascurate, anche qui poco conosciute. Sicuramente c'è quella dell'8 settembre, che è un'altra delle pagine accantonate, nascoste, che si tende a dimenticare della nostra storia per motivazioni abbastanza evidenti che emergeranno durante la serata, però appunto un'ottica di una divulgazione storica di un ente locale, di un comune, secondo noi, è quello anche di affrontare proprio le pagine
più nascoste, perché sono quelle che probabilmente sono ancora ricche di spunti che possono dare valore aggiunto a chi appunto non le conosce o non le approfondisce. Questo libro non è un libro uscito adesso. Quando abbiamo pensato di affrontare una tematica di questo tipo, ci siamo un po' confrontati e abbiamo deciso che questo era il libro. È un libro che è uscito in editore La Terza nel 2010. Quindi, o 2009, anzi, probabilmente quello del 2010, la seconda edizione. Quindi, è un libro che ha ormai molti anni, ma che è assolutamente di una straordinaria attualità, forse anche perché sul tema si è scritto ancora, come dire, troppo poco. Ci sono alcune date, alcuni periodi, alcuni appunto momenti che non sono ancora conosciuti come dovrebbero. Ne abbiamo citati due, appunto, Foibe, la pagina della Resistenza nella visione complessiva, e sicuramente appunto l'8 settembre. Cerco di inquadrare brevemente come dire, il libro con una citazione dal libro, e poi non mi voglio minimamente sostituire ai relatori di livello che ci accompagneranno in questo viaggio storico, peraltro di sabato sera, quindi voglio dire, ringrazio i relatori, ringrazio chi ci sta seguendo su Zoom e su Facebook, perché come dire, dedicare un sabato di settembre di fine estate a ascoltare e essere presente un tema di questo tipo vuol dire che, come dire, si è particolarmente interessati al tema. Combattere, cose che alcuni soldati in grigio verde avevano fatto per un senso dell'onore, dell'attaccamento al dovere, per rispetto del giuramento di fedeltà, per iniziativa dei singoli, per reazione all'assenza di ordine dall'alto. Altri soldati avevano gettato le ortiche e la divisa con le stellette, oppure avevano preso la via di casa, in quanto non sapevano perché e per chi combattere. Altri ancora avevano preso la via delle montagne per dimenticare. Per alimentare la guerra partigiana in Italia, Jugoslavia, Grecia, Albania. Una trascurabile minoranza si era schierata da subito con i tedeschi. Un'altra minoranza aderirà alla Repubblica Sociale, dove l'Aquila col fascio vittorio sostituirà lo scudo sabaudo al centro del tricolore. La stragrande maggioranza degli internati sceglierà di rimanere nei lager piuttosto che riportare in patria per prestare servizio nell'esercito di Mussolini, da cui un'altra minoranza diserterà per unirsi alla Resistenza, che un'altra minoranza ancora di criminali in divisa combatterà ferocemente. Una tragedia nazionale che ha tanti volti e tante sfaccettature. Milioni di uomini abbandonati alla rabbia e alla vendetta tedesca, che non potevano essere una sorpresa per chi aveva trascato e tramato il rovesciamento delle alleanze. Perché esattamente questo, nelle intenzioni di Badoglio e del suo entourage, significava l'armistizio, un cambio di campo maldestro, un colpo di spugna sul passato, per rifarsi una verginità mascherato da un illusorio velo di cipria di neutralismo. Ecco, credo che qui sia assolutamente racchiuso parte del significato e dell'importanza di questi 4 giorni, perché sostanzialmente il libro ruota intorno a 4 giorni, quindi capiremo perché sono 4 giorni per il nostro paese assolutamente importanti. Io ho imparato tante cose leggendo il libro, tra cui che c'è un verbo di cui ignoravo totalmente l'esistenza, che è tu badogliate, credo che la pronuncia sia corretta. Quindi che ci fosse un verbo che è stato coniato in riferimento a Badoglio, che indica, come dice l'autore, al di là di ogni interpretazione maliziosa, un'azione maldestra, ambigua, pasticciata, furbastra, venata di tradimento, qualcosa di molto italiano, secondo i peggiori luoghi comuni, sulla propensione agli intrighi e alla doppiezza. Ecco, quei 4 giorni sono riusciti anche a creare un nuovo verbo in inglese che, come dire, non fa molto onore al nostro paese e alla nostra patria. E per questo è importante discuterne e ringrazio nuovamente gli autori e cedo la parola a Marco Patriciello. Allora, buonasera a tutti, al vice sindaco, ai colleghi relatori. Beh, questo paese è un paese molto strano, l'Italia, perché in qualche modo, non dico celebra, ma ricorda il suo 8 settembre come una data significativa della storia, e su questo ci siamo. Ma io non ho mai sentito, ad esempio in Francia, che si celebri la battaglia di Waterloo, che segnò la fine dell'impero napoleonico, o altri paesi che ricordano le pagine più nere della loro storia. Però vedete, mentre su Waterloo siamo di fronte a una battaglia che si può vincere e si può perdere, quello che è accaduto l'8 settembre invece non ha eguali in nessuno stato moderno, in nessuna circostanza storica, cioè l'implosione di un paese. Un paese che crolla come se non avesse più le fondamenta dello Stato e delle istituzioni. E il problema dell'8 settembre è proprio quello. Ma noi ce lo portiamo talmente dietro che a distanza di decenni continuiamo a parlare dell'8 settembre come la data dell'armistizio. Allora, questo non solo è improprio, ma è un falso anche dal punto di vista storiografico e giuridico.
Perché se l'8 settembre fosse stata la data dell'armistizio e il 13 ottobre la data della dichiarazione di guerra come co-belligeranti alla Germania e al Giappone, l'Italia avrebbe dovuto sottoscrivere la pace alla fine delle ostilità con i paesi ai quali aveva dichiarato guerra. Invece l'Italia va a Parigi come paese sconfitto e va a pagare il prezzo della sconfitta. E quindi è chiaro che la storia non è stata raccontata com'era, serviva annacquarla, diluirla, scaricare le responsabilità e poi creare questo acquitrino molto italiano in cui nessun colpevole, tutti colpevoli e viceversa. Quando nasce il governo Badoglio con la defenestrazione di Mussolini, che è un atto interno del partito fascista, seguito dal colpo di Stato di Vittorio Emanuele, io credo vada identificato in quel momento il crollo del fascismo storicamente inteso, perché nessuno fa nulla alla notizia dell'arresto di Mussolini. I gerarchi si mettono sotto la protezione tedesca, la milizia toglie i fascetti dal bavero e giura fedeltà al re, la polizia toglie i fascetti dal bavero e mette le stellette, e l'unico che ha una reazione è Manlio Morgagni, direttore dell'agenzia Stefani, che ritenendo la sua vita non più tollerabile senza quello in cui aveva creduto, si tira un colpo di rivoltella. Il governo Badoglio nasce con un incarico al vecchio maresciallo che aveva percorso sotto il fascismo la sua miglior carriera. Badoglio è l'uomo di Caporetto che tramite i contatti, tramite la massoneria, tramite storie poco edificanti, ma molte all'italiana, è riuscito a scaricare su di altri la responsabilità di quella sconfitta, a ricostituirsi una verginità e addirittura poi partecipare alle trattative con l'Austria, la firma dell'armistizio a Villa Giusta. Dopodiché la sua vera carriera avviene sotto il fascismo, da cui riceve incarichi, onori. È un personaggio che riuscì a cumulare stipendi e prebende di tutte le cariche che aveva avuto. E il suo presunto antifascismo è legato al fatto che Mussolini lo esautorò dopo i primi disastri della campagna di Grecia. E Badoglio avrebbe dovuto dire quello che confidò, cioè sull'impreparazione assoluta dell'esercito italiano in Grecia, ma fece in modo di bissare un po' la storia di Caporetto, finché Mussolini lo esautorò, lui in realtà aveva presentato le dimissioni sperando che non fossero accolte, ma rimase altamente deluso e da quel momento divenne, uso ampie virgolette, antifascista. Era l'uomo che era stato sconsigliato al re da chiunque, ma Vittorio Emanuele III non era uno che ascoltava i consigli e diede l'incarico di formare il nuovo governo al maresciallo Pietro Badoglio, un governo che è una giunta militare. Ed era un governo di scopo, e questo era il segreto di Pulcinella. Cioè l'unico incarico che potesse avere Badoglio era quella di trovare il canale per raggiungere un armistizio con gli alleati. Lo sanno tutti in Italia, lo sanno gli italiani che il 25 luglio scendono in strada a festeggiare la caduta. Mi vedete? Mi vedete? Sì, assolutamente sì. Ah, perfetto, benissimo. Gli italiani che scendono in piazza a festeggiare, ma lo sanno soprattutto i tedeschi che sono pronti da maggio con i loro piani operativi di invasione dell'Italia. Quindi un governo di scopo che ha un solo obiettivo da raggiungere. E ci arriva in maniera molto, ma molto maldestra, nonostante in questa circostanza i servizi segreti italiani si comportino molto bene, riuscendo puntualmente a sviare i tedeschi, che anche se hanno il sospetto non riescono mai a cogliere in fallo le trame politiche italiane. Ci saranno i tedeschi, compreso Kesselring, che fino all'ultimo crederà alla parola che la guerra continuava al fianco dell'alleato germanico. Invece poi una serie di errori, superficialità, debolezze umane, faranno sì che la data in cui gli alleati proclameranno l'armistizio sottoscritto il 3 settembre e colga tutti di sorpresa. Si cercherà addirittura di trovare una via per denunciare l'armistizio e per andare non si sa dove. E sarà un ufficiale
dei quadri intermedi del Regio Esercito a mettere il re e i generali di fronte a una situazione che è diventata irreversibile. Perché crolla l'Italia? È chiaro che noi dobbiamo porci questa domanda, assai probabilmente perché aveva una classe dirigente del tutto inadeguata, non all'altezza della situazione prima dell'entrata in guerra dell'Italia, e una classe militare assolutamente inadeguata con l'ingresso dell'Italia in guerra. Guardi, basti pensare, se qualcuno andasse un po' più a guardare le carte d'archivio e le facesse parlare, quando il 10 giugno Mussolini a Piazza Venezia dichiara guerra a Francia e Inghilterra in un tripudio di popolo, l'Italia non aveva piani offensivi nei confronti della Spagna, ma aveva un disegno strategico difensivo. Cioè si entra in guerra aggredendo un paese senza avere il piano per poterlo fare. E c'è, tra l'altro, sul fronte jugoslavo c'è veramente una finezza linguistica, perché il piano prevedeva l'osservazione diffidente. Noi avevamo un esercito schierato alla frontiera che doveva attaccare con un piano difensivo e che avrebbe attaccato con una strategia legata a un'osservazione diffidente. Ed è in questo quadro in cui si cerca di interpretare le parole degli inglesi e degli americani a Cassibile, che chissà perché si ritiene che prima del 12 settembre non debba accadere nulla. Per cui tutti si sorprendono dell'annuncio di Radio Algeri, che nessuno peraltro ha ascoltato. Gli americani avevano ovviamente si erano rifiutati di comunicare a Castellano la data della proclamazione dell'armistizio, perché esso doveva coincidere con lo sbarco a Salerno e quindi non si poteva fornire questa informazione strategica. Avrebbero Radio Algeri avrebbe dovuto trasmettere quella sera delle musiche di Giuseppe Verdi e un programma sui possedimenti dei nazisti in Argentina. Queste trasmissioni non le ha ascoltate nessuno. E gli italiani non ascoltarono neanche in un primo tempo la voce di Eisenhower che annunciava l'armistizio. I tedeschi lo vengono a sapere in maniera del tutto casuale. Io credo di essere stato il primo di aver scritto come i tedeschi vennero in possesso di questa informazione che cambiava il corso della guerra. Perché un maresciallo alto atesino della seconda divisione paracadutisti dell'Air Battalion, quello che poi avrebbe liberato Mussolini il 12 settembre a Campo Imperatore, ascoltava di nascosto la radio alleata e si presentò al rapporto dal maggiore Harald Moss dicendo: ho ascoltato una notizia clamorosa, l'Italia ha firmato l'armistizio. Moss risalì gerarchicamente fino a Kesselring in un primo tempo rimase sorpreso, ma poi la notizia venne confermata e partì immediatamente l'operazione Axe di neutralizzazione dell'esercito. Ora, l'impreparazione italiana è un'impreparazione di idee, non di possibilità. L'Italia a maggio aveva 3.400.000 soldati sotto le armi. Questo dato non significa che a settembre ne avesse altrettanti, anzi ne aveva molti di meno, perché nonostante la guerra erano state concesse molte licenze per consentire ai soldati agricoltori di tornare ai campi per il raccolto. Questa cosa già lascia abbastanza perplessi per il modo in cui si interpretava una guerra che era partita male e si stava concludendo peggio. E gli stessi tedeschi non hanno una strategia precisa. Per di più in Italia il fronte italiano è diviso in due settori. Quello centro-meridionale affidato a Kesselring e quello a nord di Rommel. E le loro strategie sono assolutamente opposte. I due peraltro si piacevano pochissimo, anzi si può dire tranquillamente che si detestassero. Mentre Rommel, alla notizia dell'armistizio, pensa di concentrare le truppe tedesche a nord e preservare le aree industriali utili allo sforzo germanico, Kesselring pensa di poter adottare una tattica di logoramento, quella che poi chiamerà la guerra del centimetro, la Zentimeterkrieg, per costringere gli alleati in risalita dalla penisola a una serie di scontri mai definitivi e tenerli impegnati, secondo il suo piano, fino alla primavera del 1946. Questa teoria si sarebbe presto imposta su Hitler. Per di più, Rommel puntò deciso verso la debellazione del Regio Esercito, mentre Kesselring, soprattutto nella prima fase, favorì
chiamiamolo così, lo scioglimento, il famoso il tutti a casa, anche perché non aveva truppe sufficienti per poter gestire una tale massa di prigionieri. Quando le truppe italiane e tedesche erano frammiste, Kesselring adottò la tattica del cosiddetto incapsulamento. Le altre unità italiane vennero invece aggredite, cogliendoli di sorpresa e facendo leva appunto sulla possibilità per i soldati di tornarsene a casa. Quindi delle divisioni come la Piacenza, che venne disarmata da un battaglione di paracadutisti tedeschi, venne disarmata in 4 e 48. Le teste pensanti non pensarono e non agirono. C'era la maniera di affrontare i tedeschi con l'enigmatica OP-44, un ordine segretissimo che venne diramato in maniera degna da film di James Bond, dove si parlava, come nella formula utilizzata da Badoglio, esse reagiranno ad eventuali attacchi. Eventuali attacchi potevano giungere solo dai tedeschi, quindi si evitò sempre accuratamente di provocare i tedeschi. Ma l'OP-44 era come fornire della dinamite dicendo che poi sarebbe arrivato l'innesco, ma l'innesco non arriverà mai ai reparti. Per cui c'è una prima cesura tra gli alti gradi dell'esercito, i quadri intermedi e i soldati. Chi prende l'iniziativa spesso appartiene a quel quadro intermedio. Ci saranno persino i tenenti di complemento che capiranno, individueranno, crederanno nella via dell'onore, cioè del giuramento di fedeltà al re. È chiaro che la massa dei soldati, se guidata, si batte, se non guidate non capisce perché debba battersi, soprattutto per un re, per uno stato maggiore, per dei ministri che decidono neppure di difendere Roma, ma di fuggire lungo la Tiburtina. Ora, queste 90 ore... che sono degne di un romanzo spionistico militare, sono piene di zone d'ombra, alcune delle quali probabilmente non riusciremo mai a illuminare, ma sulle altre, se ci impegniamo un po', riusciamo a cogliere dei particolari che ci spiegano certi eventi, certe circostanze e certe concatenazioni. Perché il re e i ministri militari fuggono verso Pescara? Per un motivo semplicissimo, perché la via Tiburtina era l'unica che non era controllata dai tedeschi. Esisteva un piano originario di imbarco sul Tirreno che si rese però impraticabile. Ora si è molto favoleggiato, almeno su due elementi. Il primo, l'accordo via libera per il re in cambio di Roma. Il secondo, perché vennero il corteo incontrò delle pattuglie tedesche, ma nessuno fece nulla. Allora, a questi due piccoli enigmi possiamo dare una risposta che sia storiografica o documentale, anche se se arriviamo a delle risposte con l'argomentazione al contrario. Allora, in primo luogo non abbiamo documentazione di un accordo tra italiani e tedeschi della salvezza in cambio di Roma. E quindi è possibile? No, non è possibile. Perché tutte le parti in causa, che poi nei processi del dopoguerra avevano interesse a sostenere questa tesi, stranamente non ne fanno cenno, non ne parla Badoglio e soprattutto non ne parla Kesselring, che sappiamo tutti chi era e cosa ha fatto, ha lasciato scritto che il suo più grande sogno, oltre a quello di regolare i conti con Rommel, era quello di poter sfidare a duello Badoglio. Non per odio, ma per disprezzo. Kesselring avrebbe potuto tranquillamente dire nel processo a Venezia che esisteva un accordo che gli consentì di prendersi Roma praticamente senza spargimento di sangue. Invece non lo fa. E poi si è detto anche che c'era un accordo, allora la fuga del re e del governo in cambio di Mussolini. E questo è ancora più fantascientifico. E c'è già una cosa che taglia la testa al toro, perché lo stesso Kesselring, che era il comandante militare supremo, non solo non sapeva che un'unità di paracadutisti, Kesselring era un ufficiale della Luftwaffe, i paracadutisti facevano parte della Luftwaffe, non della Wehrmacht, erano stati incaricati
di seguire e di entrare in azione militarmente per liberare Mussolini, ma non era neppure a conoscenza che esisteva un piano per la liberazione di Mussolini. Quindi non avrebbe mai potuto dare alcun assenso, né non avrebbe potuto neanche mercanteggiare un obiettivo per un altro, semplicemente perché ne era all'oscuro. La via di Pescara è appunto quella, l'unica praticabile delle vie consolari, ma è senza un disegno organizzativo. Se, basta vedere il movimento del corteo. Il corteo va prima a Crecchio, Castello di Crecchio, all'interno del Chietino, ma quasi sulla costa, perché il principe Umberto c'era stato in due occasioni. Quindi conosceva il duca di Bovino, la moglie era una dama di compagnia della regina Elena, e quindi la tappa fu scelta con questi requisiti. Dopodiché ci si spostò all'aeroporto di Pescara, dove si tenne un consiglio della corona, che non trova mai posto sui libri di storia, è stato l'ultimo consiglio della corona prima del Regno del Sud. E qui noi dobbiamo chiederci, tocca, dà fastidio e qui dobbiamo chiederci perché in un aeroporto militare, con tanti aerei che arrivano da tutte le parti, si decide di prendere la nave per recarsi al sud. Anche qui abbiamo delle risposte, che certamente, la spiegazione non può essere certamente quello che la regina non amava volare e che l'arma aeronautica era considerata un'arma fascista. L'arma azzurra è una terminologia coniata appunto quando l'aeronautica venne staccata dall'esercito della Marina, e nessuno avrebbe potuto impedire la manovra di un equipaggio che invece di puntare verso sud poteva puntare verso nord o magari consegnare direttamente il re, il principe Umberto, la regina Elena e i comandanti delle tre armi ai tedeschi. Non ci sono navi immediatamente disponibili, per cui occorre chiamare la scimitarra e il famigerato baionetta. Sono due cacciatorpediniere che vengono direttate sul posto di Ortona. Dopodiché il corteo torna a Crecchio in attesa che De Ortona giunga il via libera alla fuga. Perché di fuga si tratta, e di questo casomai poi sarei curioso di confrontarmi con gli altri relatori. Ma a Ortona, dove si assiste a delle scene veramente indegne di una classe dirigente, ma indegne anche di persone animate di buon senso, mancano due personaggi e non di secondo piano, Badoglio e l'ammiraglio De Courten. Badoglio e De Courten, senza dire niente a nessuno, sono rimasti a Pescara e saranno traghettati da una lancia della Marina alla corvetta baionetta che farà la prima tappa appunto a Pescara. Quando Vittorio Emanuele III lo cerca sulla banchina del molo di Ortona, dove tutti cercano di barattare con qualcosa la salvezza per l'imbarco, non sa che Badoglio lo sta già aspettando al largo, al sicuro. Allora, gli elementi per parlare di fuga e non di continuità istituzionale ci sono tutti. L'esercito lasciato senza ordini, i soli ministri militari coinvolti nelle decisioni di Vittorio Emanuele III e del suo capo del governo Pietro Badoglio. Il modo in cui la mancanza di ordini provoca addirittura lo scioglimento, la divisione Legnano che viene aggregata a Chieti per costituire il primo esercito del re, si scioglierà proprio nella città teatina con un ordine del giorno. E poi questo viaggio verso non si sa che cosa, perché bisogna cercare per salvare la faccia un punto d'approdo che non sia soprattutto occupato dai tedeschi, ma che non sia neanche sotto controllo alleato. Per cui Brindisi viene scelta strada facendo. Su questa fuga aleggia anche un famoso ricognitore tedesco che, secondo le teorie complottiste sull'accordo, avrebbe sorvolato la baionetta e il fatto che non abbia attaccato sarebbe a testimoniare che questo accordo c'era. Allora, il baionetta, che non era certamente una corazzata, ma non era neppure un moscone,
era una nave da guerra. È una nave da guerra di fronte all'attacco di un aereo singolo, non solo si difende, ma può difendersi anche molto bene. E se anche l'aereo tedesco avesse dato l'allarme alle basi tedesche, non c'era il tempo di reintercettare il baionetta ed attaccare. Quindi il complotto non ci fu. Ci fu ignavia, ci fu incapacità e ci fu anche una grossa dote di vigliaccheria, perché il primo problema di Badoglio era quello di evitare i tedeschi. Il castello di Crecchio dirà più volte, guardando gli altri alberi, se ci pigliano i tedeschi, chissà quale albero ci impiccheranno. La monarchia, che poi pagherà il suo prezzo col referendum alla fine della guerra, si suicida in quel momento, perché compito di un re è prima la salvaguardia dello Stato, poi la salvaguardia istituzionale e infine la salvezza personale. Nella fuga di Pescara o di Ortona, che dir si voglia, questo ordine venne completamente capovolto. Prima la salvezza personale, poi la salvezza della dinastia e poi la salvezza di uno Stato che non ci sarà. Questa storia poi, tra l'altro, si muove in parallelo con tutte le mosse dei tedeschi per annullare le conseguenze del 25 luglio. Quindi la debellatio avviene con accelerazioni e rallentamenti da parte dell'esercito tedesco secondo due strategie che non sono ancora amalgamate, quella al nord di Rommel e quella al centro-sud di Kesselring. Lo stesso Kesselring non sapeva neanche che fare di Roma. E Kesselring attaccherà Roma e la prenderà perché gli italiani non la difesero. Il generale Giacomo Carboni è autore, suo malgrado, di una battuta di un spettacolo. Perché quando Vittorio Emanuele, in quelle ore frenetiche, gli chiede lumi sulla situazione militare a Roma, lui che comandava il corpo motocorazzato a difesa di Roma, risponderà con queste parole: Maestà, se i tedeschi si ritirano, sono pronto ad inseguirli. Guardate, questo è teatro puro, ci sarebbe da ridere se non innescasse una tragedia. Ma se andiamo a vedere gli atti dei processi che si svolsero per la mancata difesa di Roma, dove alla fine non pagò nessuno, ci sono delle risposte di Badoglio che sono molto inquietanti. Perché a seconda delle circostanze Badoglio rispondeva: queste sono questioni militari, io ero capo del governo, non me ne occupavo, e quindi se ne lava le mani. E quando gli chiedevano di questioni politiche rispondeva: ma io ero un militare e non mi occupavo di questo. E infatti Badoglio esce ancora una volta, nonostante il verbo to badogliate, esce pressoché pulito da questa vicenda. Ma questa è una vicenda che comporta morti, comporterà l'occupazione, comporterà la guerra civile e comporterà oltre 600.000 soldati deportati nei campi di concentramento senza neppure l'ombrello di prigionieri di guerra. E non, tra l'altro, e voglio essere adesso il chirurgo che sa che deve provocare del dolore, ma deve suturare la ferita o deve operare. Non potevano essere considerati prigionieri di guerra, perché tra l'Italia e la Germania non c'era lo stato di guerra. Poi l'intento punitivo di Hitler fu del tutto evidente. L'intento punitivo di Hitler, noi sappiamo che conosce il picco quando gli italiani osano resistere nelle isole greche, Cefalonia, dove c'è un'altra condotta del generale Gandin che è a dir poco ambigua, perché il generale Gandin, noi oggi celebriamo in Gandin il comandante che fa svolgere un referendum tra la truppa per decidere cosa fare. Ma di quando in qua gli eserciti sono organismi democratici? Gli eserciti sono organismi gerarchici. Il comandante comanda, il comandante non fa il referendum. Dà di sé un'idea di debolezza, cerca di raggiungere gli accordi con i tedeschi quando gli italiani sono in schiacciante maggioranza, è vero, non hanno l'aeronautica. Il massacro che ne segue è appunto perché ci sono dei soldati che si comportano nella visione nazista da franchi tiratori. Dopodiché, quando il corteo è in fuga verso la costa adriatica, di Mussolini semplicemente se ne dimenticano. E io ho scritto che in fin dei conti questa è una scelta politica di Badoglio ed è anche una scelta molto lucida, anche se inconsapevole delle conseguenze. Perché?
Se l'avessero liberato gli americani, Mussolini sarebbe stato processato come criminale di guerra, ma verosimilmente, e non siamo nella fantascienza o nella storia controfattuale, avrebbe rivelato le collusioni e le complicità di Badoglio nelle guerre di aggressione e quindi tutto quello che il fascismo aveva costruito prima. Mentre se l'avessero liberato i tedeschi, tutto sommato, qualunque cosa avesse detto contro di lui sarebbe stato frutto di risentimento, di rabbia e di vendetta. E quindi che se lo prendessero pure e non ci pensiamo più. Se andiamo a vedere la catena di comando sempre più esile che resta tra Roma e il campo imperatore sul Gran Sasso, abbiamo dei capolavori di ipocrisia e di ambiguità. Basti pensare che nei momenti di poco precedenti, l'attacco dal cielo, che fu comunque un'operazione che si studia ancora nelle scuole di guerra, io personalmente ho tenuto un corso a un reparto dei granatieri paracadutisti dell'esercito svizzero, erano tutti ufficiali che si recarono al campo imperatore per vedere i luoghi di come era avvenuta questa operazione aviotrasportata, che era stata assolutamente clamorosa. In 14 minuti si raggiunse il risultato pieno. C'è un telegramma: le misure di sicurezza sulle intorno al Gran Sasso sono ultimate. Questo telegramma viene intercettato da un personaggio che sinistramente ha segnato la nostra storia, Herbert Kapler. Ma sul Gran Sasso c'era stato un altro personaggio che segnò di lì a qualche mese sinistramente la nostra storia, Erich Priebke. Pochi sanno che Erich Priebke si recò ad Assergi, base della fornitura del Gran Sasso, da Roma con una Topolino. Priebke parlava italiano. Gli italiani erano ancora alleati, fece un po' di domande, fece ricorrere un po' di vino e tornò con la convinzione che lì sì, davvero c'era un personaggio importante che poteva essere Mussolini. Ma per avere un'idea di come si fondono e si intrecciano tutti i fili spionistico-militari, bisogna sapere, anche questo credo che sia un episodio inedito, perché molte cose le ho ricostruite dalla voce dei protagonisti, cioè di coloro che c'erano, non di coloro che si fecero raccontare quello che era accaduto, che il generale Student, che aveva avuto l'incarico direttamente da Hitler una volta individuato alla prigione di Mussolini di agire militarmente per liberarlo, inviò suo uomo di fiducia, per di più ufficiale medico, il dottor Leo Krutoff, che raggiunse dalla base dei paracadutisti, anche lui a Sergi, indipendentemente da Priebke, con un sidecar. Anche il dottore tornò e gli disse che secondo lui lì sopra poteva esserci Mussolini. Allora, un punto fermo dell'operazione Quercia, liberazione di Mussolini, è che i tedeschi non ebbero mai, nonostante gli indizi, la certezza che lì ci fosse davvero Mussolini. Invece sono state create delle storie di pastori spia, appartenenti alla milizia. In effetti ci fu un generale della milizia che faceva il pastore, ne abbiamo nome e cognome, ma certamente non raggiunse alcun obiettivo spionistico a campo imperatore. Accordi, farse o altro. Quello che accade dal cielo è sorprendente per tutti. Che non vi fosse la volontà di opporsi. Credo si stia bloccando il video. Marco, prova. Noi non ti sentiamo più, si è bloccato il video, quindi non vorrei che ci sia un problema di rete. Temo che sia utile uscire e rientrare perché proprio l'immagine è bloccata. Quindi in attesa che rientra magari il relatore, che magari poi facciamo concludere, probabilmente è utile per l'economia della serata, vediamo se riesce Marco. Sei mutato però, Marco, sei mutato, dovresti smutarti, attivare l'audio. Dovresti attivare l'audio. Ecco, attiva audio, perfetto. Ci siamo? Sì, perfetto. Benissimo. Nessuno spara. I cani da guardia sono stati messi a catena corta. La mitragliatrice pesante sul tetto piatto dell'hotel di Campo Imperatore è disattivata. E perché dovrebbero battersi i carabinieri semplici o i poliziotti semplici quando i capi non hanno alcuna intenzione di battersi?
Per di più i tedeschi in questa operazione vedono il coinvolgimento delle SS. C'è chi ha capito che quella, prima di essere un'operazione militare, è un'operazione politica. Mussolini è l'unico che può far risorgere il fascismo, è l'unico che può guidare il nuovo fascismo dalla parte di Hitler. L'incarico è arrivato da Hitler e nel comando vengono messi a forza delle SS guidate da un capitano, un austriaco come Hitler, Otto Skorzeny, con 16 SS a fronte di 92 paraglottisti, che poi alla fine dell'impresa si prenderà ogni merito e verrà creata un'altra favola per smentire la quale sono corsi decenni di studi e di ricerche. Otto Skorzeny non è mai stato il liberatore di Mussolini. In realtà non c'è un liberatore di Mussolini, ma c'è l'ideatore dell'operazione, che è la stessa persona che comandò il Leer Battalion e che risponde al nome del maggiore Harald Otto Mors, che quando si rivolse a Göring direttamente, prima al generale Student e poi a Göring per ripristinare la verità, Göring disse semplicemente: immaginavo che dietro a tutto questo ci fosse Himmler, ma non posso fare nulla. E Student riferirà a Mors che se c'era di mezzo Himmler lui non voleva avere niente a che fare. E poi, dopo qualche settimana, Mors verrà trasferito sul fronte russo. Nel frattempo l'Italia era completamente implosa. In questo terreno infido cominceranno a germogliare i semi di quello che sarà la guerra civile, perché di lì a due giorni siamo fuori dei 90 ore oggetto del libro, ma chiaramente una piccola appendice occorre. Mussolini farà risentire la sua voce dalla radio tedesca, è una voce completamente irriconoscibile, darà la sua ricostruzione degli eventi e lancerà quella che sarà la Repubblica Sociale Italiana, peraltro con una sigla che Hitler avversava, perché Hitler voleva che comparisse la parola fascista da qualche parte, cosa che neppure si riesce a fare, perché quello che accadde dopo però lo sappiamo tutti, e le ferite ce le portiamo dietro ancora oggi. Grazie all'autore. Prima di cedere la parola a Ferruccio Pallavera, a cui ho disattivato l'audio, quindi dovrebbe riattivarselo se non lo sentiamo, volevo appunto ricordare una questione in qualche modo collegata al libro e che avverrà domani nella nostra città, nel senso che c'è attiva nella nostra città una sezione locale della NEI, che è l'Associazione Nazionale Ex Internati Militari, e quindi per la prima volta domani ci sarà la giornata dell'internato lodigiano, con una celebrazione pubblica a cui parteciperanno il sindaco di Lodi, il presidente della provincia, e ci saranno i saluti del ministro della difesa, che è stato ex sindaco di Lodi. Questa giornata poi magari credo che l'intervento del Ferruccio Pallavera ci magari inserirà nel suo intervento, però ci tenevo a ricordarlo perché è un momento importante di ricordo di questi appunto oltre 600.000 soldati che scientemente, per ascolto dei propri superiori, insomma, decisero, andarono nei campi di concentramento, sottraendosi in qualche modo alla forza militare che era in essere. Quindi costituiscono, io ho sempre definiti, la terza gamba della resistenza italiana, perché tutti si ricordano i partigiani di vario colore, molti si dimenticano gli anglo-americani, quasi tutti non fanno cenno agli internati militari, e quindi credo che questo sia un momento importante per la nostra città domani. Ferruccio Pallavera, a te. È difficile dare un giudizio globale su questo libro, perché è davvero qualcosa di eccezionale, è davvero qualcosa di eccezionale. Io non immaginavo che, iniziando a leggerlo, sarei stato costretto ad arrivare fino alla fine in maniera tabureggiante, perché uno è ricchissimo di date, eventi, personaggi, tutto è davvero documentatissimo, e poi, lasciatemi dire, si legge d'un fiato. Anche questo non è assolutamente scontato. 4-5 cose. Per cui la raccomandazione è: leggetelo. Lo dico raramente.
Certo, per variati volumi mi soffermo a dire leggete solo le 25 pagine da lì a là, qui bisogna leggerlo tutto. Allora, Patriciali scrive che questo libro è una narrazione a due voci che corrono in parallelo e si intersecano, quella di Mussolini e quella di Vittorio Emanuele III. Lasciatemi aggiungere che a mio avviso i binari sono tre, perché alle prime due figure, e lui l'ha accennato poc'anzi, occorre assolutamente aggiungere anche quella del maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Primo aspetto. La vicenda di Mussolini, anche questa è stata accennata. Eravamo abituati ad approfondire, ad aver letto le pagine di De Felice, soprattutto su tutta la biografia di Mussolini, però sono eccezionali queste 100 pagine dedicate alla sua liberazione da campo imperatore. Sono davvero descritte in maniera approfonditissima, anche qui con un coinvolgimento di persone piccole e grandi, una ricostruzione scrupolosa che illumina storie che invece, è stato detto un secondo fa da Patriciali, che sui libri di storia, quelli scolastici, quelli che arrivavano lì, Mussolini viene liberato da capo imperatore da Otto Scorzeni, punto. Invece non è così, è solo in minima parte così. Per cui davvero queste 100 pagine costituiscono un unicum nel contesto del libro. Patriciali giustamente distrugge la figura di Vittorio Emanuele III. Ne evoca le vicende del suo passato, ma soprattutto rende note particolari approfonditi che pochi conoscono e sono legati alla vergognosa fuga della Casa Reale. Mentre tutto l'esercito italiano è allo sbando totale, perché il re scappa con Badoglio e con i suoi generali, nessuno difende Roma e ci sono le forze, Patriciali lo documenta, ci sono gli uomini in grado di difendere Roma, ma nessuno la difende, mentre c'è chi si fa uccidere per rispettare il giuramento fatto al re, mentre almeno 600.000 dei nostri soldati finiscono nei campi di concentramento nazisti, si legge in una nota, ma giustamente, ancora oggi non sappiamo quanti sono quelli che sono finiti lì, qualcuno ne ipotizza addirittura 800.000, chi lo sa, adesso forse con l'apertura degli archivi qualcosa in più si saprà, ecco, mentre viene tutto questo, il re d'Italia è in fuga, Vittorio Emanuele III che governò per 44-45 anni senza lasciare un ricordo di sé, se non in negativo, il re soldato, la grande guerra, ma ci ricordiamo che nonostante la volontà della grande maggioranza del popolo italiano, nonostante il fatto che tutti i parlamentari fossero per la grande maggioranza in mano a Giolitti e quindi contrari alla guerra, lui entra in guerra, Vittorio Emanuele III, il re soldato di una guerra che ci regalerà 600.000 morti, e Vittorio Emanuele III, il re soldato, è al fronte e non si accorge, o fa finta di non accorgersi, del bagno di sangue, dell'incapacità di Badoglio, di Cadorna, e dopo Caporetto si fa imporre la sostituzione di Cadorna dagli alleati. Stendiamo un velo pietoso sull'ottobre del 1922, quando spalanca le porte ai fascisti, non fa un passo per bloccare Mussolini, e poi il ventennio fascista, con tutte le conseguenze del caso. Io ignoravo la frase bellissima che viene riportata dal volume di Hitler, che diceva che Mussolini governava ma non regnava, e Vittorio Emanuele III regnava e non governava. Reggeva lo scettro e metteva solo le firme, Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III, che grazie a Mussolini diventa re d'Albania, imperatore d'Etiopia,
mette le firme e firma le leggi razziali. Sostiene per la seconda volta l'entrata dell'Italia in una guerra mondiale che dal punto di vista dei massacri tra i civili sarà ancora più terribile della prima, e tre anni dopo, con una vergognosa giravolta, fa restare Mussolini dopo avergli rinnovato il proprio sostegno, e poi fa firmare l'armistizio, improvvisamente i nemici diventano nemici, e con tutto ciò che riconsegue, e scappa, e scappa. Il terzo aspetto bellissimo del libro è tutto quello dedicato a Badoglio, che viene fuori da tutte le pagine. Nelle 300 pagine del volume la sua figura ne esce davvero distrutta, meno male, meno male. Ambiguo, vanitoso, pronto a mietere allori, a sgravarsi di responsabilità, ambizioso e senza grandissime doti militari, e poco trasparente, sfuggente. Il giudizio che esce da questo libro è comprovato da 1000 episodi. Da 1000 episodi. Ecco, Patriciali non distrugge Badoglio dicendo questo, no, pagina dopo pagina. È il lettore che giudica ciò che Badoglio vergognosamente ha combinato. Questo personaggio pusillanime a caccia di prebende ben retribuite, e poi viene fuori ripetutamente terrorizzato da finire impiccato dai tedeschi. Un altro aspetto mi ha colpito. La storia non si fa con i se e con i ma. Però io mi sono ugualmente chiesto come sarebbe finita. Dall'8 settembre 43 al 25 aprile 45, se il principe Umberto fosse rimasto a Roma, alla testa dell'esercito rimasto fedele alla corona. Sarebbe stato solo il re di maggio, o oggi addirittura l'Italia non sarebbe una repubblica, ma sarebbe rimasta una monarchia. Chi lo sa? Non dimentichiamo che un'infinità di reduci che tornano dai campi di concentramento nazisti, che tornano dai lager, io ne ho sentiti tantissimi, perlomeno nel territorio lodigiano, al referendum votarono ancora per il re, dopo quello che avevano passato. È drammatico, drammatico. E qualcuno sostiene in alcuni libri abbastanza datati, che se tutti i soldati fossero tornati a casa, in verità non ce n'erano milioni nei vari lager, perché erano tornati quasi tutti, probabilmente il responso del referendum sarebbe stato differente, ma questo è qualcosa che non sta in piedi. Ecco, anche qui però, personalmente, con quello che ci hanno poi regalato i discendenti di Casa Savoia, è sicuramente meglio che il 2 giugno sia finita così. Però ecco, anche qui viene descritta in maniera proprio dipinta, viene la personalità di Umberto, che io ignoravo. E Umberto indeciso, che più volte chiede al padre di poter tornare a Roma, e più volte zitto tu, e lui abbassa le orecchie e se ne va. Addirittura c'è un passo del libro, anche qui mi sono scandalizzato, mi pare una riunione, forse il Consiglio della Corona, che si riunisce e Umberto è nella stanza vicina a far compagnia alla madre, che è qualcosa anche questo di pazzesco. E poi la ricchezza del volume sono le 1000 figure che fanno da sfondo, da grande scenario dei giorni dell'8 settembre e quelli immediatamente successivi. Gli alti graduati italiani, la corte sabauda, i soldati semplici. Il libro è di una perfezione unica, ci viene addirittura descritto il menù di un pranzo preparato dal cuoco di Casa Savoia, mentre giustamente viene segnalato immediatamente che
che il resto degli italiani con tessere e non tessere, altro che mangiare quello che mangiavano a casa Savoia. E poi i soldati semplici, i contadini, i nobili, i pescatori, tutti minuscoli tasselli che costituiscono il grandioso mosaico di uno scenario dell'8 settembre che è un tempo inspiegabile e drammatico. Ai lodigiani che ci ascoltano, la segnalazione di due persone della nostra terra che appaiono nelle pagine del volume. Il primo, il generale Italo Gariboldi di Lodi, sconosciuto ai più, che però non assume decisioni di primo piano, ma c'è. La seconda figura invece, che non è nata nel nostro territorio, ma che visse una parte poi della sua vita nella nostra terra, è il tenente colonnello Leandro Giaccone, che firmerà la resa di Roma e la firmerà perché tutti gli altri non la vogliono firmare o sono scappati. Leandro Giaccone, che sposerà la figlia di un ricco agricoltore della Muzza Piacentina, io l'ho conosciuto di persona, anziano, ma ero piccolo, ricordavo alcuni flash di ciò che lui aveva vissuto, di ciò che raccontava, ancora davanti proprio, ma mi ha colpito nel libro il fatto che sono riuscito, grazie al racconto di Patricelli, a inserire quei flash nella vicenda vissuta da Giaccone. Ecco, una cosa che voglio sottolineare, che mi colpì. Giaccone, mi raccontò che erano a Tivoli, mentre stavano discutendo le clausole per firmare la resa di Roma. E Kesselring aveva a fianco ovviamente l'interprete. Improvvisamente, in una di questi incontri, suonò l'allarme aereo e tutti di corsa i presenti abbandonarono immediatamente la sala e si precipitarono nelle cantine di una di queste grandi ville, che probabilmente era forse la più grande villa di Tivoli, non so se fosse la villa delle 100 fontane, ma sicuramente una grande villa di Tivoli. Giaccone in quel momento pensò tra sé a sé: ma ormai, nella situazione in cui siamo arrivati, bombardino pure Roma, mi arrivi pure addosso una bomba, ormai la situazione è questa. Non scese nelle cantine, ma decise di rimanere su questa grande terrazza a osservare gli aerei alleati che stavano bombardando la città eterna. Si accorse un minuto dopo che alle sue spalle era rimasto Kesselring. E si accorse un momento dopo che in realtà Kesselring parlava qualcosa di italiano, riuscirono a intendersi, e questo lo lasciò sbigottito, perché fino a quel momento Kesselring con l'interprete a fianco non aveva assolutamente dato alcun segnale di questo tipo. Da quanto lui captò da Kesselring, iniziarono a fumare tutti e due. Kesselring disse a Giaccone che quotidianamente inviava un dispaccio a Berlino e rimaneva sempre per aggiornare il Führer sulla situazione, e rimaneva sempre sbigottito del fatto che il Führer, in realtà, di ciò che avveniva in Italia e che avveniva dalle parti di Roma, talvolta conosceva più cose lui che era a Berlino di Kesselring che era a Roma. Questo è un aspetto davvero originalissimo. Giaccone è sepolto nel cimitero di Caviaga, nella cappella gentilizia della famiglia Granati, nella cappella gentilizia della moglie. Mi avvio alla conclusione. Nell'Odigiano come si vissero quei momenti? Migliaia dei nostri ragazzi finirono nei lager nazisti. Migliaia. Stiamo redigendo un numero che si sta avvicinando abbastanza alla realtà. Migliaia furono.
dove tutti vissero la fame e la scarsità dei medicinali. Ma qualcuno, come Patricelli ha sottolineato poc'anzi, qualcuno, poiché i nazisti tedeschi non si aspettavano una marea enorme di prigionieri italiani, qualcuno finì provvisoriamente anche a Dachau e a Mauthausen, perché erano talmente tanti che non sapevano dove metterli, e qualcuno di questi, li comprendo anche, dopo aver visto come si viveva a Dachau e a Mauthausen, fecero la scelta quando proposero loro o resti qui o aderisci alla Repubblica di Salò, qualcuno di questi aderì alla Repubblica di Salò. Salvo poi, arrivati in Italia, scappare e darsi alla macchia. Ecco, anch'io sottolineo il fatto che non ebbero davvero garanzie internazionali dei prigionieri di guerra, negati dai tedeschi, perché il re davvero li ricompenserà dichiarando guerra alla Germania solo il 13 ottobre. È stato detto prima, ma questa è una vergogna. Ecco, l'altro aspetto è che i nonni ci hanno raccontato 100 volte le vicende della Grande Guerra. Io ricordo da piccolo quando andavo a riprendermi il nonno che era all'osteria insieme a tutti i suoi coetanei, e questi continuamente, e Caporetto, e Vittorio Veneto, e Re di Puglia, e il Milite Ignoto, e la vita di trincea, ma quotidianamente ormai arrivati a 80 anni, e 80 anni si era vecchissimi, 80 anni allora sono i centenari di oggi. Ecco, i loro figli, quelli che sono finiti nei campi di concentramento, loro sono stati zitti. Io raramente ho sentito raccontare da mio padre e dai suoi coetanei ciò che vissero nei campi di concentramento. Ma raramente, perché, vabbè, poi mio padre nel paese in cui abito tuttora costituì la cosiddetta sezione locale della combattenti reduci, per cui quando si incontrarono questi 60-70 uomini che quasi tutti erano finiti nei campi di concentramento, loro con i loro racconti si fermavano all'8 settembre del 43. Punto. Poi riprendevano a raccontare la strada fatta a piedi per tornare a casa, per arrivare al Brennero a piedi, con tutti i ponti bombardati, eccetera, eccetera. Ma quella roba lì, ciò che avevano vissuto lì, non perché non la raccontavano, il buio. Solo a tarda età qualcuno incominciò a scrivere, scrisse diari che però erano scritti 40 anni dopo, quindi lasciavano un po' il tempo che trovavano. In questo contesto, l'ha accennato prima Lorenzo Maggi, si inserisce non solo la costituzione dell'associazione fondata a Lodi, ma aperto ovviamente a tutto l'Odigiano, dei militari internati, ma si inserisce la volontà di parlarne paese per paese, in tutte le nostre singole comunità, di ciò che vissero questi soldati, e per parlarne abbiamo deciso di presentare un volume per rendere giustizia a ciò che questi vissero, volume che raccoglie diari, lettere, testimonianze dei nostri soldati lodigiani nei campi di concentramento dopo l'8 settembre del 43, ma partendo dai loro racconti, da ciò che avvenne proprio l'8 settembre, E abbiamo trovato tantissimo materiale, presumiamo che per la metà di ottobre il libro sarà pronto, sarà un libro di 400 pagine. Non immaginavamo di raccogliere così tanto materiale. La cosa che mi stupisce, e chiudo, è che la stragrande maggioranza di costoro decisero di finire nei campi di concentramento e di restarci anche dopo che ricevettero
l'offerta di tornare in Italia con la Repubblica di Salò, uno perché non volevano saperne di combattere a fianco dei tedeschi, due perché loro avevano fatto il giuramento al re. Ignoravano, poveri diavoli, dove in quel momento fosse il re e cosa avesse combinato il re dall'8 settembre in avanti. E mi taccio. Grazie. Grazie a Ferruccio Pallavera. Prima di cedere la parola al professor Parlato, credo che per inquadrare ancora, per dire, un quadro d'insieme di cosa stiamo parlando, il primo capoverso del libro è emblematico. Accadde tutto in poco più di 90 ore, dal tardo pomeriggio di mercoledì 8 al primo pomeriggio di domenica 12 settembre 43. In un arco di tempo così breve viene spazzata via un'Italia e se ne affacciano almeno due sul palcoscenico della storia. Si frantuma un governo di transizione e si pongono le premesse perché risusciti il regime fascista, cancellato dal colpo di Stato il 25 luglio. Si dissolve un esercito che non era quello degli 8 milioni di marionette sbandierato dalla retorica belluina del Duce, ma che contava quasi 2 milioni di italiani in grigio-verde, sballottati dalla tempesta degli eventi in patria e nei territori occupati. Scompaiono e riappaiono protagonisti chiamati a recitare un ruolo più grande di loro e comparsi che ambiscono a interpretare il ruolo di protagonisti. Svapora l'illusione che la guerra sia veramente finita con una firma sotto un pezzo di carta all'ombra di un oliveto siciliano. Ecco, così credo che sia una degna introduzione all'intervento del professor Pallato, che ringrazio per essere tornato con noi. Grazie, sono io che ringrazio voi, ringrazio in particolare l'amico Maggi per avermi invitato a questo incontro che è estremamente interessante, molto stimolante. Devo dire che guardavo anche l'ora, certo ci sarebbero tantissime cose da dire, io chiedo scusa fin da adesso all'autore per non poterle trattare tutte, ma veramente è un affresco molto interessante ed è un affresco soprattutto persuasivo nei confronti del lettore, cosa che non sempre tutti i libri riescono a determinare. Mi sono piaciute molte cose di quelle che sono state dette e sono assolutamente d'accordo, il colpo di Stato, la fuga, direi che su questo ci sia poco da dire o qualcosa che cercherò di dire nel corso di questo breve intervento. C'è una domanda che l'autore ha posto sia nel libro ma soprattutto qui in questa occasione, e cioè la debolezza, perché crolla l'Italia? Per la debolezza di una classe dirigente non evidentemente all'altezza già prima delle 90 ore di cui si parla nel volume. E questo è un po', diciamo, un argomento sul quale si può fare qualche luce, perché in realtà il problema, a mio avviso, comincia dal settembre del 1939, ovviamente vado molto sintetizzando, perché è chiaro che molte delle questioni che vengono qui trattate, molte delle incertezze, delle ambiguità, fino al tradimento, nascono, a mio avviso, da questa entrata in guerra dell'Italia, preceduta da alcuni mesi, da 9 mesi di non belligeranza, durante i quali Mussolini ha un atteggiamento obiettivamente ambiguo e ondivagante. Che lui non volesse la guerra, penso sia in quei 9 mesi abbastanza chiaro. Che cosa cercasse di fare è un po' meno facile dirlo. Sicuramente lui cerca una nuova Monaco, cerca di trovare il modo di disinnescare la guerra. Nel discorso semisegreto al partito aveva detto poco tempo prima, meno di un anno prima, aveva detto che non si poteva. L'Italia non poteva entrare in guerra almeno fino al 1943-44 perché c'era stata la guerra d'Etiopia, poi c'era stata la guerra di Spagna, l'Italia si era dissanguata anche economicamente, oltre che queste due esperienze militari avessero anche un po' bloccato un rinnovamento dell'esercito che in origine era stato avviato. E perché Mussolini si comporta così? Ma perché Mussolini cerca di ottenere il massimo da una situazione precaria, crede di poter
da un lato difendersi dai tedeschi assecondandoli, e questa è già una prima, diciamo, grave mancanza di lucidità, e soprattutto cerca di favorire un rapporto con gli alleati spaventandoli. Cioè, questo è un po' stato il suo atteggiamento in quei 9 mesi. Dopodiché è costretto ad entrare in guerra, come sappiamo, la caduta della Francia determina questa decisione. Una decisione che però ancora il 10 di giugno del 1940 Mussolini ritiene che determini soltanto una guerra brevissima, perché è convinto, sulla base di non si sa che cosa, che gli alleati, cioè in particolare la Gran Bretagna, si ritirerà dalla guerra non appena l'Italia sia entrata. E questa è una illusione di Mussolini, che pagherà durante il corso del conflitto. Ha perfettamente scusate, ragione l'autore quando dice: noi non abbiamo piani. Certo, non ci sono piani offensivi, ci sono piani difensivi, sono stati ricordati quelli nei confronti della Francia, ma io vorrei dire anche di peggio, ci sono dei piani difensivi nei confronti della Germania, nonostante che siamo alleati. C'è il Vallo del Littorio, che viene finanziato fino al 1942 contro i tedeschi. Questo a dimostrazione dell'ambiguità e della difficoltà di leggere lucidamente la situazione da parte del capo del governo. E questo determina ovviamente una guerra impostata male, una guerra che Mussolini fa perché la deve fare, è convinto che sia breve, in realtà si accorge abbastanza presto che breve non sarà, e qui paghiamo tutto, paghiamo la Grecia, paghiamo poi la Russia, paghiamo la guerra parallela, no? Che Mussolini cerca di fare per fregare l'alleato tedesco. C'è sempre questa ambiguità nel personaggio, da un lato favorevole all'asse, ma dall'altro, diciamo, io sono favorevole all'asse perché è più forte, ma in realtà lo detesto. Un po' questo è il meccanismo, se vogliamo metterla sulla battuta. E arriviamo poi al 25 di luglio. Il 25 di luglio è un altro problema, perché l'ambiguità in qualche modo continua. Io adesso non voglio entrare su un discorso sul quale sono entrati tantissimi e ben più autorevolmente di me, però appare abbastanza strano che Mussolini si faccia votare contro l'ordine del giorno Grandi. Ordine del giorno che conosceva, lo sappiamo, perché ci sono le ricerche che hanno dimostrato che Mussolini almeno 2 volte ha visto Grandi e gli ha anche corretto l'ordine del giorno, quindi Mussolini sa benissimo che cosa c'è scritto nell'ordine del giorno, e non fa nulla nella notte tra il 24 e il 25 per bloccare questa operazione. Anzi, impedisce a Scorza, segretario del partito, di presentare un ordine del giorno alternativo, non appoggia l'ordine del giorno di Farinacci perché è filo tedesco, quindi lui lascia andare le cose, si prende le critiche, impedisce a Scorza, non ci capisce niente, Scorza già non era un genio della politica, ma insomma lì quella notte è buio pesto per lui, e si arriva al voto del 25 luglio, un voto che di per sé non avrebbe determinato la caduta del regime. Quando l'autore parlava di quello che c'è scritto sui libri di scuola sull'armistizio, io posso dire quello che c'è scritto sui libri di scuola sul 25 luglio, e cioè che Mussolini viene dimissionato, viene messo in minoranza e dimissionato dal Gran Consiglio del Fascismo, ma manco per idee. Il Gran Consiglio, l'ordine del giorno Grandi prevedeva soltanto che il comando delle forze armate passasse al re da statuto. Quindi in realtà questa diciamo operazione di suicidio del fascismo c'è fino a un certo punto, e se noi vediamo quello che fa Mussolini il giorno dopo, cioè la mattina del 25, forse lì la chiave per comprendere il suo atteggiamento c'è, e cioè parlare con i giapponesi, cercare il contatto con altri alleati dell'asse per indurre Hitler a fare la pace separata con l'Unione Sovietica. È il suo pallino, e lo si vede anche nelle lettere a Clara Petacci, lo si vede in tante altre occasioni. Mussolini è convinto che una volta che si chiuda la partita con l'Unione Sovietica, e il Giappone poteva essere utile perché il Giappone era l'unico dei paesi del tripartito a non essere in guerra con l'Unione Sovietica, forse la situazione per lui si poteva migliorare. Però questo per dire come, tra l'altro aggiungo ancora, che Mussolini arriva dal re nel pomeriggio del 25 con una nuova lista
di ministri e chi c'è a ministro degli esteri? Dino Grandi, cioè quello che l'ha appena fregato qualche ora prima. Ecco, tutto questo fa parte di questo groviglio, di questo intrigo, nel quale probabilmente l'unica cosa sicura è che Mussolini sopravvaluta sia le proprie possibilità, sopravvaluta la fedeltà del sovrano, sulla quale lui è certo, e non si rende conto di quello che sta succedendo. E questo, devo dire, fa parte di un discorso più ampio. Noi abbiamo ricordato più volte in questa serata la figura di Vittorio Emanuele III. Ora, anche qui ci sarebbe tanto da dire, io non voglio parlare di altro che non c'entri, ma insomma, tanto per dire, noi non possiamo pensare che il re potesse immaginare che cosa il fascismo sarebbe stato nel momento in cui non soltanto gli dà il governo, ma soprattutto quando prende atto che la Camera dei Deputati, dove i fascisti erano soltanto 31 su 509, ricordiamo anche questo nel frattempo, concede a Mussolini pieni poteri all'inizio del 23. E quindi il sovrano, che sappiamo essere notarile nel suo ruolo di re che regna e non governa, come è stato ricordato prima, anzi lui ci teneva a questo ruolo, anche se poi ne è venuto meno in alcuni casi, beh, insomma, se la Camera vota i pieni poteri, dove ci sono nell'elenco fior di antifascisti, a cominciare da Gronchi, De Gasperi, e per finire ai liberali e ai monarchici, diciamo, giolittiani, beh, allora forse anche il re fa prevalere in quella occasione, così come in occasione della non accettazione dello stato d'assedio il 28 di ottobre del 22, un altro elemento che forse bisogna ricordare, e cioè la paura nel 1919-22 non è il fascismo, perché ancora non lo si conosce effettivamente, ma sono i socialisti ed è il voler fare come in Russia che a un certo punto, in questo momento, indirizza la politica dei socialisti. Tanto che, ma non voglio entrare in questo, non si riesce a formare un governo stabile. Teniamo presente che dal 1918 al 22 ci sono 6 governi in Italia, degni della Prima Repubblica, se vogliamo, ma in un contesto completamente differente. Quindi il re sicuramente non è all'altezza della situazione. Lo è stato, a mio avviso, nella Prima Guerra Mondiale, ha avuto la capacità di gestire in maniera non superficiale il discorso bellico, prendendosi anche delle responsabilità che andavano al di là di quelle previste dallo Statuto. Ma c'è un altro fatto. Noi dobbiamo tenere presente che quello che viene meno dal 25 luglio in poi, ma anche già da prima, è il ceto borghese in Italia, cioè la borghesia, che era quella che aveva costituito in qualche modo il fascismo ed era l'asse portante della struttura dello Stato fascista, che se ne dica, dal 1938, e non per le leggi razziali magari, ma non per quello, si allontana progressivamente dal regime, perché c'è stata una martellante polemica antiborghese da parte del regime, a cominciare da dopo la guerra d'Etiopia. Quindi quella borghesia, che era l'unico elemento sul quale il fascismo poteva fare agio, in questo momento è sfiduciata e quindi non si impegna in un'azione seria nei confronti della resistenza dell'Italia in guerra. Di qui il discorso dell'impreparazione dell'esercito, sto leggendo gli appunti che mi sono preso durante gli interventi, e arriviamo al problema della fuga. La fuga è certamente una fuga, la ricostruzione è, devo dire, perfetta, dettagliata, è stato già detto, adesso non voglio ripetermi. Io non lo so, io sono d'accordo anch'io che non ci sia stato alcun accordo tra tedeschi e, come diceva Zangrandi nel libro, no? Zangrandi è stato il primo a tirare fuori il discorso dell'accordo. Certamente però io sospetto che ai tedeschi tutto sommato questa situazione non fece danno. Cioè i tedeschi si videro a un certo punto andare via il sovrano sulla Tiburtina e probabilmente erano anche abbastanza lieti di non avere una rogna. Già, perché se fosse rimasto il sovrano a Roma, beh, le cose per i tedeschi si sarebbero messe un po' peggio. O perlomeno sarebbe stato più difficile, si sarebbe sparso del sangue, ci sarebbe stata una resistenza maggiore. E in effetti la fuga,
che di fuga si trattò, indubbiamente, lasciamo stare il discorso della continuità istituzionale, perché si sarebbe potuto fare in maniera molto diversa. La fuga determinò tutta una serie di questioni. Non soltanto la monarchia si suicidò, e io sono abbastanza d'accordo, il 2 giugno la gente non pensava sicuramente alla dittatura e alle leggi razziali, però pensava al tradimento e all'8 settembre. E lo dimostrano i tanti monarchici che poi aderirono alla Repubblica Sociale, tanti, diciamo, proporzionalmente. Pensiamo a persone come Biggini, come lo stesso Giovanni Gentile, come Luigi Bolla e tanti altri. Cioè, nacque un risentimento che poi spiegò anche l'adesione a Salò, un risentimento nei confronti di un concetto di fondo. Le guerre si possono perdere, ma non così. Questa fu una frase che disse il principe Borghese quando, ben prima che Mussolini fosse liberato, aveva già messo in piedi la decima mas alla Spezia. E questo fatto determinò una serie di situazioni balorde. La situazione principale fu quella, appunto, già ricordata più volte, dei soldati che vennero presi dai tedeschi e che, non rinunciando al giuramento al re, furono deportati in Germania. Beh, questo, diciamo, tanto teniamo presente che anche dopo la dichiarazione di guerra un po' buffonesca, insomma, del Regno del Sud nei confronti della Germania, beh, anche in quel caso la situazione degli IMI non poteva essere modificata. Ma non tanto perché il Regno del Sud era in guerra, quanto per il fatto che la Germania riconosceva solo la Repubblica Sociale, con la quale era, tra virgolette, alleata. Quindi non si può pensare a dei prigionieri di guerra tra alleati, per cui non si possono chiamare così, e questo sappiamo che determinò una serie di problemi. Io sto lavorando in Croce Rossa anche, io insomma, modestamente, un po' poco, ma insomma so che ci sono persone, stiamo avviando dei progetti di ricerca sugli IMI e l'assistenza della Croce Rossa per gli internati militari, e la divisione, tra l'altro, della Croce Rossa in 2 tronconi dopo il 12 di settembre, che determinò una serie di situazioni molto complesse e difficili per le infermiere volontarie e per tutto il personale di Croce Rossa. E direi di più, però, anche che questa fuga ha determinato, a mio avviso, le condizioni della guerra civile. Io sono convinto che se Vittorio Emanuele III avesse dato retta alle insistenze, sempre molto garbate, come era nel suo stile, di Umberto a restare a Roma, probabilmente la situazione sarebbe stata diversa. Non si può fare la storia con i secoli, ma però ogni tanto fare un'analisi di questo tipo può essere utile. Diciamo, l'astio di sentimento nei confronti di quello che doveva rappresentare l'unità dello Stato, della nazione, che a un certo punto, in maniera maldestra, come è stato detto, confusa, pasticciata, se ne va al sud, questo ha dato spunto a molti, anche non fascisti, anche non estremisti fascisti, ad aderire alla Repubblica Sociale, interpretando questo nuovo Stato come il vero continuatore dello Stato precedente. Questo è un fenomeno che è successo. Adesso noi non stiamo dicendo che sia positivo o negativo, però è un fatto che è successo. E il problema della vergogna, questo è il motivo per cui molti non hanno scritto, non hanno rilasciato memoriali, la vergogna dell'Italia. Io ricordo, adesso sono usciti recentemente i diari di Attilio Tamaro, che era un nazionalista, un diplomatico, sono conservati alla Fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice, e in questo diario lui, monarchico e non fascista anche certamente, però non estremista fascista assolutamente, anzi tra l'altro con ampie simpatie nei confronti degli ebrei che lo avevano anche messo nei pasticci in qualche caso, beh, insomma, Tamaro dice: questa è una pagina vergognosa, c'è proprio un appunto delle sue memorie. E io non posso giudicare il comportamento del sovrano. Quindi c'è un risentimento complessivo, generalizzato nei confronti della monarchia. La monarchia prende i voti nel 1946 essenzialmente per un altro pericolo, per il pericolo comunista, perché si pensa che la monarchia possa essere il vero baluardo nei confronti di una situazione che si stava verificando nell'Europa dell'Est, si stava verificando un po' ovunque,
di pressione di un forte partito comunista in Italia che avrebbe compromesso anche la collocazione dell'Italia nel mondo occidentale. Quindi il problema è molto complesso, cioè sicuramente noi sappiamo che Mussolini almeno all'inizio non fu entusiasta di questa, tra virgolette, liberazione, no? Nel senso che la liberazione fu prodotta, come è stato detto, non c'entrava Skorzeny, ma c'entrava però una visione politica, certamente sì. E teniamo presente che una persona come Goebbels e gli altri comandi militari in generale non erano entusiasti nel fatto che esistesse uno Stato fascista militarizzato per giunta, e sappiamo bene quanto anche le quattro divisioni della Repubblica Sociale, prima di entrare in funzione, abbiano dovuto aspettare, perché i tedeschi non amavano vederseli tra i piedi. Quindi questa vicenda, questa fuga di Pescara, segnata non soltanto dall'arrembaggio sulla nave per partire, non soltanto dai dissidi e dai contrasti avvenuti lungo la strada per arrivare a Ortona e poi imbarcarsi, ma insomma segnata soprattutto da una, che qui vorrei segnalarlo, insomma è ricordato ovviamente dall'autore, ma insomma oggi non l'abbiamo ricordato, questa figura di Badoglio che nei giorni immediatamente precedenti la comunicazione dell'armistizio, di fronte alla missione Taylor, andava dormendo e viene riceve in pigiama gli americani. Una cosa, ecco, l'autore si mette le mani davanti agli occhi e capisco perfettamente il senso di questo gesto. E non era la prima volta, perché se non ricordo male, anche a Caporetto il nostro signore in questione stava dormendo mentre si stava realizzando la rotta. Era un uomo dal sonno pesante, come il principe di Condé, in qualche modo, no? Che dormì profondamente avanti alla battaglia di Rocroi, come ci ricordava Manzoni, ma che effettivamente questa volta però la battaglia di Rocroi l'aveva persa, non l'aveva vinta, in tutti e due i casi. Quindi è qualcosa di... Cioè, che Badoglio e il re possano pensare di condizionare e costringere Castellano a condizionare l'armistizio allo sbarco a nord di Roma è una follia. Qui c'è una sopravvalutazione del ruolo della corona e del governo rispetto al contesto internazionale. Gli americani e gli inglesi non hanno nessuna intenzione di prendere in considerazione l'Italia come paese semivincitore, e lo si vede poi nel 1947 al trattato di pace. Quindi la valutazione che fa il sovrano, la valutazione che fanno il sovrano e Badoglio, è una valutazione totalmente priva di lucidità politica. E questo è il segnale, il sintomo di uno slabbramento di persone che sono di fronte a fatti molto più grossi di loro, di fronte ai quali non sono in grado di prendere una posizione. Tre strade aveva sostanzialmente Badoglio nel momento in cui l'armistizio viene svelato e loro si trovano in braghe di tela. Uno è quello di dichiarare immediatamente, denunciare l'alleanza con la Germania e di procedere immediatamente all'armistizio e soprattutto riconoscimento, no, della sconfitta. E questa strada non la vogliono percorrere, sostanzialmente per paura della reazione tedesca. Immaginatevi soltanto se il sovrano fosse stato arrestato a Roma l'8-9 di settembre del 1943 e fosse stato portato in campo di internamento in Germania. Ci sarebbe stata una unione attorno alla figura del sovrano che in quel momento difendeva il paese anche a costo della propria vita. Ecco, questo non c'è stato. Non c'è stato un gesto, non c'è stato un simbolo che richiamasse la funzione del sovrano come funzione unitaria di, diciamo, padre della nazione. E questo è stato, a mio avviso, l'elemento peggiore. In più, fatto, come sappiamo, con la immediata fuga della mattina successiva, ha determinato lo scollamento dell'Italia. Due Italie, forse anche tre, se teniamo conto del movimento partigiano. Quindi abbiamo una divisione, una guerra civile che si apre di lì a poco, si apre anche perché ovviamente Mussolini decide di creare un esercito di leva, e questo esercito di leva è formato da un quasi 50%, 45-46 secondo le statistiche,
di disertori, i quali vanno in montagna a nascondersi, e questo diventa elemento molto utile per i partigiani, soprattutto comunisti, che li riescono a coinvolgere e a, gli promettono di difenderli. Quindi anche la guerra civile nasce da una serie di fatti che diciamo in questo momento sono evidentemente di forte responsabilità delle persone che abbiamo, di cui abbiamo parlato. Sono d'accordo con l'autore quando parla della, di una dimenticanza voluta e politica di Mussolini sul Gran Sasso, ma è evidente. Mussolini vivo in mano agli angloamericani sarebbe stato un problema, sarebbe stato un pericolo per Badoglio personalmente. Lui dà anche l'ordine di ucciderlo nel caso in cui ci fosse qualche cosa che non funzionava su a Campo Imperatore, poi questo ovviamente non avviene, però la paura di Badoglio è che qualcuno in un processo nei confronti dell'ex capo del governo venga fuori tutto quello che i vantaggi, i quattrini, il duca di Addis Abeba, tutto quello che ovviamente Badoglio aveva lucrato durante il regime. E questo ovviamente. Poi c'è anche il fatto, dobbiamo anche tenere presente, che nei due momenti principali drammatici della storia d'Italia il re affida a Badoglio degli incarichi di rilievo. Dopo Caporetto, lui che ne era in buona misura responsabile, se non ricordo male diventa vice capo di Stato Maggiore poco dopo, e dopo diventa capo del governo. E ovviamente qui è stato già accennato, mi pare dall'autore all'inizio di questo nostro incontro, certe solidarietà di loggia probabilmente possono avere funzionato in termini di facilitazione, no? Del ruolo di Badoglio nella storia d'Italia. Io credo che noi ci portiamo dietro queste divisioni, perché la guerra civile è stata un problema, è stata una ferita mai rimarginata. Noi vediamo ancora adesso, dopo 80 anni dai fatti, come nella politica si interviene con elementi di richiamo a queste vicende in maniera molto forte. E questo spiega perché in realtà poi i conti veri con queste vicende non sono mai stati fatti. O se sono stati fatti all'italiana, in maniera così, dove tutti, come diceva prima l'autore, senza nessun responsabile nei processi che riguardarono la difesa di Roma, senza nessun colpevole. E tutto questo ha determinato quel clima magmatico nel quale noi ancora oggi viviamo, e queste vicende ce le portiamo ancora nel dibattito politico, inquinano queste vicende il dibattito politico, perché noi sappiamo che quando la politica non ha argomenti sul presente deve andare a cercare la storia e utilizza la storia come clava, no? Pensate, sono state ricordate prima il discorso delle foibe, e direi che anche le ultime vicende, gli ultimi interventi di personaggi accademici di alto livello sulla vicenda delle foibe contribuisca a riaprire degli steccati, contribuisca a non chiarire le cose come sono andate, a rimettere in discussione una verità storica che è stata frutto di ricerche, anche in quel caso molto difficoltose e molto acute, molto precise. Quindi tutto questo, diciamo, in qualche modo è frutto, no? di questa vicenda. Diceva in uno dei suoi scritti giornalistici Renzo De Felice che l'8 settembre ha influito nella nascita e nello sviluppo di una partitocrazia in Italia molto, molto fastidiosa, molto pesante per la storia italiana. Una partitocrazia che non è la dinamica normale dei partiti, ma è un sopravanzare dei partiti rispetto allo Stato. È morta la nazione? Non lo so, sicuramente è morto lo Stato, perché lo Stato dopo l'8 settembre si è diviso in due, forse anche in tre, ripeto, con l'aggiunta del movimento partigiano, e questo sicuramente ha lasciato dei segni molto forti. Non è un caso che dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia di nazione non si parli quasi più. Gli stessi partiti laici di centro, parlo dei repubblicani, dei liberali, soprattutto, della nazione si sono quasi dimenticati. E questo perché, diciamo, soltanto Romeo riuscì a parlare di nazione, o socialisti come Arduino Agnelli, o storici come De Felice, appunto, o personaggi politici anche come Spadolini,
che aprì nel 1989 quel convegno a Trieste sull'idea di nazione. È la prima volta che se ne parla dalla fine della guerra a livello accademico, dopo che molti storici, soprattutto marxisti, avevano deciso addirittura di abolire il termine risorgimento perché richiamava un'idea di nazione eccessiva, secondo loro. Ecco, io credo che anche la perdita del senso della nazione sia dovuto, sia dipeso da questa frattura mai sanata. E la perdita dell'idea di nazione, a mio avviso, è anche la perdita del senso dello Stato, cioè di riconoscere qualcosa al di sopra delle fazioni, al di sopra delle parti politiche. Anche questo noi ce lo portiamo, ce lo siamo portato dietro nel secondo dopoguerra, e credo che, salvo una parentesi molto felice che può essere datata da Ciampi fino all'azione di Napolitano in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, al di là di questa isola il discorso nazione andrebbe ripensato, andrebbe studiato, tenendo anche presente questa frattura del 1943-45 che, se non si storicizza, rischia di essere una ferita che continuiamo a portarci appresso. Io non vorrei andare troppo in là, anche perché dopo i complimenti che ripeto all'autore per questa lucidissima analisi e dopo anche l'intervento che è stato fatto prima del mio, insomma, io credo che tutto sia stato analizzato. Molto ancora ci sarebbe da fare, però abbiamo pietà del sonno di un sabato sera dei nostri amici che ci ascoltano, e ringraziando ancora il Comune di Lodi per l'occasione che ci ha dato, e rinnovando i complimenti all'autore, io credo che quello che c'era da dire di importante e di significativo in qualche modo sia stato detto, e vi ringrazio. Allora, grazie professor Parlato, credo che ci sia tempo e spazio per un unico intervento dell'autore, di Marco Patricelli, comunque qualche puntualizzazione, qualche replica, sottolineatura o condivisione degli interventi degli altri due relatori, poi ci avviamo davvero alla conclusione. Quindi Marco, prego, se vuoi fare un ultimo intervento. Sei mutato, però dovresti smutarti. Dopo Tubado Gliet abbiamo imparato smutare, che è veramente pessimo, ma ormai è entrato, è un neologismo che usiamo tutti. Sei ancora mutato, devi riattivare l'audio. Ecco qui. Allora, innanzitutto vi devo veramente ringraziare di cuore, per alcuni momenti mi avete anche messo in imbarazzo per i complimenti, poi va a finire che ci credo. Vorrei chiudere raccontando, il professor Parlato probabilmente conoscerà nel dettaglio questo episodio, che non ritroviamo sui libri di storia, ma per chi ci ascolta può essere molto emblematico, come noi abbiamo dichiarato guerra alla Germania il 13 ottobre. Ed è emblematico della confusione, dell'impossibilità di dare un'organicità istituzionale a tutto quel magma che si era generato con l'8 settembre. L'unica ambasciata che poteva in qualche modo essere in contatto con quella tedesca era l'ambasciata italiana a Madrid, dove Paolucci di Calboli, pure essendo un beneficiato del fascismo in termini di carriera, aveva declinato l'invito di Mussolini a passare dalla parte della Repubblica Sociale e cercava disperatamente un contatto con un ambasciatore tedesco che, vado a memoria, dovrebbe essere il cognato di Ribbentrop. L'ambasciatore tedesco, sospettando quello che gli italiani volevano fare, negava questo appuntamento, e a quel punto lui incaricò uno chargé d'affaires dell'ambasciata italiana, la terza, di recapitare brevi manu la dichiarazione di guerra a chiunque avesse aperto la porta dell'ambasciata d'Italia, dell'ambasciata tedesca. Cosa che questo incaricato d'affari fece, lasciò una busta in mano a chi gli aprì la porta e se ne andò via sulle strade di Madrid. Se non che il tedesco, leggendo il contenuto di quella busta, che era la dichiarazione di guerra dell'Italia, corse dietro alla terza, lo raggiunse di fronte a dei passaggi. Temo che ci sia qualche problema di audio dell'autore. Marco, temo che siamo nel secondo, nel caso di prima, e quindi ti consiglierei di magari uscire e rientrare per provare a concludere questo aneddoto, che ormai
Ci hai tenuto sulle spine, quindi vogliamo assolutamente vedere concluso. Vogliamo sapere come va a finire per il povero incaricato d'affari, se è stato pestato oppure no. Sì, quindi Marco, se riesci a ricollegarti, vediamo, mi sembra che lo stia facendo. Ok, è ancora muto. Vado. Dicevo, noi entrammo in guerra in questa maniera abbastanza tragicomica, più comica che tragica in questo caso, sperando di poter riacquistare il biglietto di ritorno di quel conflitto e perlomeno pareggiare le sorti della nazione e poterci presentare poi al momento del trattato di pace per limitare i danni. Non sarà così, e su questo poi il professor Parlato sicuramente ne sa più di me. L'Italia si illuse di poter addomesticare la realtà, ma è anche vero che fu illusa da tutta quella macchina di propaganda forte ed insistente da parte dell'Inghilterra, che durante la prima parte del conflitto cercò di scindere le responsabilità della nazione, cioè del popolo italiano, rispetto a quelle del fascismo, ma cosa che non accadde col trattato di pace, ed è quello che un po' viene fatto a livello adesso politico-ideologico parlando della prima parte del conflitto come di guerra fascista. Beh, una cretinata immane, a mio modestissimo giudizio, ma non ho vergogna di pronunciare la parola cretinata, perché chiunque abbia avuto un parente, un conoscente, un avo che ha combattuto nella guerra, allora bisognerebbe andare a dire: guarda, tu hai combattuto per Mussolini. In realtà i soldati italiani che sono caduti dalle sabbie d'Africa alle nevi della Russia o in Grecia o in Francia o in Jugoslavia combattevano per l'Italia perché il loro giuramento di fedeltà era re, contrariamente a quello dei soldati tedeschi che giuravano direttamente nelle mani di Hitler. Grazie ancora veramente a tutti. Mi scusi, sì. Solo per gli ascoltatori, siamo rimasti all'impiegato, al portiere dell'ambasciata tedesca che rincorre per le vie di Madrid il povero La Terza. Ci spieghi come va a finire prima di chiudere? Che La Terza torna in ambasciata italiana ed è costernato di fronte all'ambasciatore pensando di aver fallito la missione, ma lui riflette a norma del diritto internazionale, dice: per restituirlo vuol dire che l'hanno letta, quindi la dichiarazione di guerra è perfettamente valida. Allora, prima di come dire, ringraziare gli autori e chiudere, vi invito alla prossima serata. Chi ci sta ascoltando, abbiamo riflettuto adesso su quattro giorni particolari del 1943. Ci proiettiamo a 50 anni esatti dopo, perché settimana prossima presenteremo questo libro, potete vedere, come si dice, in sovraimpressione, e che sono appunto i giorni, sostanzialmente il libro su Bettino Craxi, quindi quelli che vanno tra il 29 aprile del 1993 al 30 aprile del 1993. Insieme a noi ci saranno Filippo Facci, Sergio Scarpelli e Oreste Lodigiani, che è stato un deputato del Partito Socialista Italiano di Lodi e che quindi che ha vissuto quei giorni. Onde, come dire, serve a ricordare che appunto alle volte bastano alcuni giorni importanti, specifici, a cambiare tanto. Quello credo che sia uno dei momenti in cui è iniziato o è ritornato in auge, eccetera, il giustizialismo che tanto male ha fatto alla nostra Italia. Appunto sono i giorni delle famose monetine dell'Hotel Raphael, il volume si chiama 30 aprile 93, Bettino Craxi, l'ultimo giorno di una repubblica e la fine della politica. Al netto di questo invito a settimana prossima, ringrazio davvero il debutto tecnologico del direttore Ferruccio Pallavera, quindi vuol dire che ci saranno altri. Sarà tutta la tua ex redazione assolutamente stupefatta da questo intervento perfetto senza alcun tipo di problema tecnologico, quindi grazie davvero Ferruccio per essere stato con noi. Grazie mille, grazie. Grazie al professor Parlato per essere tornato, come dire, in collegamento col Comune di Lodi dalle foibe con cui abbiamo discusso al settembre 1943, quindi grazie per averci allietato. Grazie a voi e grazie a chi è stato ad ascoltare, ma soprattutto grazie a chi ha partecipato a questo incontro. E grazie a Marco Patricelli per aver scritto questo libro ormai 11 anni fa, ma insomma che è ancora importante che per chi vuole affrontare una tematica di, come dire, di questo tipo. Grazie. Grazie di cuore a voi tutti. Buonanotte.